Sagra della cucina contadina, siamo con le cuoche che hanno preparato queste deliziose pietanze che i turisti hanno avuto il modo di assaporare. Signora Mena e signora Antonia, ci raccontate cosa avete preparato di buono? Allora, abbiamo cercato di tornare un po' indietro nel passato, le ricette, io almeno parlo per me, le ricette che si facevano in casa mia quando ero bambina. Allora, la pasta con le verdure, le pitticelle di zucchine, l'insalata con le strozzarelle di pane che rimanevano nella cascia del pane, ci facevamo con i pomodori l'insalata, i fagioli con le cotiche che non mancavano mai, e tutte cose, cose semplici che magari adesso o per tempo, perché manco si conoscono, non si assaggiano più. Allora abbiamo cercato di ricordare un po' queste ricette. Signora Antonia, questa Proloco è animata da tante persone che vogliono bene a questo paese. Io non sono di qua, comunque mi sono messa con Filomena ad aiutare un po'. Però ogni goccia contribuisce alla riuscita e alla promozione di questo bel paese. Sì, è vero. So che la ricetta, non dico che è segreta, però è un po' riservata, però ci vuole dare qualche trucco? Nessun trucco, è tutto semplice, non c'è nessun segreto, basta un po' di passione e un po' di amore per la cucina, se no non c'è niente.